Quesito 8, esame di Stato, sessione ordinaria 2018. Due giocatori, ogni partita vinta vale un punto, vince chi per primo raggiunge 10 punti. I due giocatori hanno la stessa probabilità di vincere ciascuna partita. Qual è la probabilità che uno dei due giocatori vinca un numero di partite in un numero di partite minore uguale a 12? Provate a svolgere da soli, senza guardare il procedimento, lo guardate solo alla fine. Quindi fermate il video, fate pausa. Questo è lo svolgimento dove un giocatore può vincere 10 a 0, 10 a 1, 10 a 2, perché infatti dice la probabilità di vincere in massimo 12 partite. Quindi bisogna calcolare queste probabilità di vincere 10 a 0 oppure 10 a 1 oppure 10 a 2 e sommarle. Però bisognerà stare attenti perché la vittoria 10 a 0 può essere un caso particolare della 10 a 1. E 10 a 0 e 10 a 1 possono rientrare come casi particolari nella vittoria 10 a 2, lo vediamo meglio dopo. Cominciamo con la vittoria 10 a 0, si calcola con questa formula della distribuzione di probabilità di Bernoulli o distribuzione binomiale, dove P e Q sono la probabilità di vincere o di perdere in una partita singola e in questo caso valgono un mezzo, perché i due giocatori sono equivalenti come forza. Con questa formula si calcola la probabilità che si ottengano K successi in n prove. Cominciamo calcolando la probabilità che vinca il giocatore A in 10 partite, quindi vinca 10 a 0, vuol dire che riesce ad ottenere 10 successi in 10 gare. Quindi la probabilità che ciò accada è il coefficiente binomiale 10 sopra 10, cioè le combinazioni 10-10. La probabilità di vittoria alla decima e la probabilità di sconfitta alla 0 perché non perde mai. Quindi abbiamo 1 per un mezzo alla decima. 1 perché c'è un solo modo di piazzare 10 successi in 10 gare. Poi questa probabilità va moltiplicata per 2 perché può vincere A ma può vincere anche l'altro giocatore B. Ora passiamo al calcolo della probabilità di vincere 10 a 1, sempre il giocatore A, poi faremo per 2 perché potrà vincere anche B. 10 a 1 vuol dire 10 successi in 11 gare, quindi la probabilità è più 11-10, le combinazioni 11-10, cioè in quanti modi si possono piazzare 10 successi in 11 partite. Poi queste sono le 10 partite vinte e questa è la partita persa. Un mezzo alla decima, un mezzo alla prima, quindi questi due fattori fanno 1 diviso 2 alla undicesima. Mentre invece i modi di piazzare 10 vittorie in 11 partite sono pari a 11. Infatti, come sempre, i coefficienti binomiali sono simmetrici rispetto al coefficiente centrale, quindi le combinazioni 11-10 è come le combinazioni 11-1, che corrisponde a quanti modi abbiamo di piazzare una sconfitta in 11 gare. E abbiamo 11 modi perché la sconfitta può arrivare alla prima partita o alla seconda oppure all'ultima. Quindi questo coefficiente vale 11, che però va ridotto a 10 perché tra questi 11 modi di piazzare le 10 vittorie in 11 partite c'è anche il caso precedente, cioè che le 10 vittorie capitino nelle prime 10 partite. A quel punto il secondo caso, il caso B, non si verifica perché già il giocatore A ha vinto. Quindi, in altre parole, in questi 11 modi di piazzare le 10 vittorie nelle 11 partite c'è compreso anche il caso delle 10 partite vinte subito, cioè che la sconfitta del giocatore B arrivi all'undicesima partita, undicesima partita che a quel punto non si giocherebbe. Quindi, in questo caso va tolto il caso delle 10 vittorie nelle prime 10 partite, che è rappresentato in questo disegno. Qui sono disegnate le 11 partite e evidenziate le prime 10. Ora, se sono accadute 10 vittorie in queste prime 10 partite, l'undicesima partita non si gioca. C'è una possibilità, c'è un modo di realizzare 10 vittorie in 10 gare, è questo, C10-10, va tolto agli 11 modi di piazzare le 10 vittorie in 11 partite. Quindi non sono 11 i modi, ma soltanto 10. Poi naturalmente dobbiamo moltiplicare per 2 la probabilità che viene fuori perché può vincere anche il giocatore B. Quindi riassumendo fino a qui abbiamo che A o B vincano in 10 partite secche, la probabilità è 1 su 2 alla decima per 2. Oppure la probabilità che vincano 10 a 1 A o B, la probabilità è 10
diviso 2 alla undicesima per 2. Ora dobbiamo calcolare il terzo caso in cui A vince 10 a 2, poi faremo per 2 nel caso in cui possa vincere B. Dobbiamo quindi calcolare la probabilità di ottenere 10 vittorie in 12 partite. C12-10 sono i modi per raggruppare, per sistemare le 10 vittorie nelle 12 partite. E questo coefficiente binomiale fa 66. Poi abbiamo le 10 vittorie e le 2 sconfitte, quindi 1 diviso 2 alla 12, perché sarebbe un mezzo alla 10, un mezzo alla seconda. Però questi 66 casi di piazzare 10 vittorie in 12 partite contengono anche i casi precedenti, e in particolare comprende il caso in cui le 10 vittorie avvengano nelle prime 11 gare. Qui c'è il disegno delle 12 gare. E qui incorniciate sono le prime 11. Ora alla dodicesima partita non si giocherebbe nemmeno se dentro alle prime 11 gare riusciamo a metterci 10 vittorie. Ora 10 vittorie nelle prime 11 gare si possono piazzare in C11-10 modi, cioè sono 11 modi. Questi vanno tolti ai 66. Perché se si verificano uno di questi 11 modi, la dodicesima partita non si gioca nemmeno. Tra questi 11 modi c'era già compreso anche il caso delle 10 vittorie nelle prime 10 partite. Quindi automaticamente togliendo questi 11 modi, si toglie anche il primo caso, il caso A. Dunque i modi per vincere in 12 partite giocando la dodicesima non sono 66, ma sono 66 meno 11, 55. Poi naturalmente da moltiplicare per 2 perché può vincere anche B. Dunque, riepilogando, abbiamo da sommare queste tre probabilità e facendo il minimo comune multiplo a 2 alla 11, dobbiamo sommare questo 4 diviso 2 alla 11, 20 diviso 2 alla 11 e 55 diviso 2 alla 11. Il totale è circa il 3,9%. Questa è la probabilità che uno dei due giocatori vinca in massimo 12 partite. Lo svolgimento è ben spiegato da questi due autori, Rossi e Tomasi, che infatti conteggiano 10 casi e non 11 e 55 e non 66, perché eliminano di contare due volte il caso in cui A possa vincere le prime 10 partite, perché questo caso è già contemplato nel caso precedente, e di nuovo non contano i casi in cui A possa aver vinto 10 delle prime 11 partite, perché già contemplate nei casi precedenti. La dodicesima partita non si giocherebbe. Poi queste tre probabilità vengono sommate e il tutto raddoppiato perché può vincere anche B. Il risultato è 3,9% circa. Gli autori giudicano questo quesito di livello di difficoltà alto.